Grazie, signor Presidente. Sì, Bellini, tutte le volte che ha bisogno di interrompere faccia cenno. Che... Ecco, senta, Beh, basta che non sia un sempre vizio, eh. Basta che non sia un vizio. rimanendo sul gruppo di Reggio Emilia, Sarzì Amadetto, lei lo ha conosciuto, era un ragazzo che faceva parte di Sarzì Amadè. Ah, Sergio Amadei, sì. Ecco, lei ricorda l'episodio in cui le fu stato sequestrato un bigliettino, una lettera, un appunto, chiamiamolo come vogliamo, nell'ottobre 74, firmato da Sarzì Amadè Antonio e che faceva riferimento a una spedizione punitiva fatta a Novellara, se non sbaglio? Guardi, io l'avevo rimosso dalla memoria, però onestamente, leggendo tutto questo bel fascicolo di quasi 100 giga, e ci vuole parecchi mesi, e ho trovato queste cose e leggendole mi è venuto in mente, mi ha riportato a quegli anni. Ed è assolutamente vero che è stato trovato all'interno di una giacca durante una perquisizione che io ho sempre detto un po' strana perché mi venivano a perquisire per ricettazione di oggetti sacri. Io ancora non ero un bandito, non avevo rubato ancora uno spillo, però capisco che qualche giorno prima o il giorno prima era incendiato uno studio di un avvocato a Reggio Emilia e allora forse per venire a fare la perquisizione si è usato la voce confidenziale. Andate da Bellini a vedere un po' perché la responsabilità di questo incendio mi sembra che fosse chiara, che era collata alla famiglia Bellini. Parliamo dell'avvocato Vezzosi? Sì, signore. Benissimo. Allora, il biglietto era nella giacca perché evidentemente me l'ero scordato, me l'ero dimenticato. Ma io lo ringrazio, ringrazio che questo biglietto sia rimasto in quella giacca. Perché, vede, dimostra pienamente che io in quel periodo ero stato istruito da parte di Almirante e Mariani e mio padre di infiltrarmi all'interno di questi gruppi, perché io quella lettera gli dissi apertamente, mi ricordo a Sarzi Amadè, che innanzitutto l'ha scritta lui spontaneamente, io non gli ho fatto nessuna violenza perché inizialmente non voleva scriverla, poi gli ho detto guarda, non è bello che succeda questo, che ci siano queste cose o meno, vedi un po' te, tanto me l'hai già detta, io so io cosa fare di quello che mi hai detto, però se lo metti per iscritto per me è meglio. E lui lo scrisse, lo sottoscrisse. Questa lettera, o almeno fu fatta in visione a chi di competenza, e Cioè a chi? a Mariani, al senatore Mariani, all'avvocato Mariani. E evidentemente l'ho ripiegata, l'ho rimessa io nella giacca e Mariani non se l'è tenuta, non l'ha voluta. Ma io lo dissi chiaramente a Sarzi Amadè che quella lettera io l'avrei portata da chi di competenza a Roma perché, lo sapevo io perché gli dissi proprio queste cose. Tant'è vero che ce n'è traccia nel fascicolo. Scusi Bellini, ma lei è un infiltrato però che dichiara ai suoi, alle No. persone che dovrebbe controllare che lei è un infiltrato, No, che no, lei deve riferire a chi la manda. no. No, non ho detto questo. Io con lui feci quel discorso chiaro. Con lui chi? Con Sarzi, gli dissi perché lui era preoccupato. Dico, tu non ti preoccupare, dico io la do, parliamo con chi di competenza, queste cose non devono succedere. Per cui all'interno del partito o meno qualche cosa verrà preso, all'interno del Giovane Italia qualche cosa verrà. Perché a te pare giusto che vanno in giro a manganellare la gente o a catenare la gente perché se sono in opposizione o meno. Un discorso è questo. Sì, ma Sarzi non faceva parte del partito, era fuori dal partito. Non so se in quel momento una parte erano fuori, una parte erano dentro, non è che io ho Le chiesto ricordo i una. nomi, se vuole le ricordo i nomi così le ricordo anche alla Corte, anzi Sì. possiamo anche leggere questo biglietto, sono poche righe. Sì. Venerdì 10 maggio 74, guidato dal reggente del Fronte della Gioventù MSI Destra Nazionale, ragionier Filippo Silvestro, un gruppo di giovani, fra i quali riconosco Zanardi, Corradi, Boiardi, Curti, Magnani, Selvarolo, Gualandrini, Rossanesi, Giovanardi ed altri, si fermi, si diresse verso Campagnola alle ore 21:30. Detti giovani erano stati armati dal Silvestri di bastoni, catene, eccetera, eccetera. Sarzi
Giunti a Novellara, vedendo alcuni attivisti della sinistra strappare un manifesto, il Silvestro ordinò al suo predetto gruppo, tra cui il sottoscritto Sanzia Madè, di reagire alla provocazione. Gli attivisti di sinistra, ricevuti alcuni schiaffi o pugni e minacciati coi bastoni e le catene, si ritirarono. Null'altro accadde, sembra quasi un telex di polizia. Ma non l'ho mica stilato io, l'ha stilato lui. Se lui facesse parte della polizia, questo non lo so. No, sembra, dico, non ha... Ecco, gli altri giovani erano Zanardi, Corradi, visto che non si ricordava alcuni nomi prima. Sì. Zanardi, Corradi, Curti, Magnani, quelli che l'ho detto prima. No, un momento. Io Zanardi forse sì, Curti non ne ho, come dire, non riesco a ricordarlo, perché può darsi che ci fossero due distinzioni, cioè i gruppi che... Per ragazzi che erano un po' fuoriusciti, che si comportavano in un certo modo e che erano ancora all'interno del partito o della Giovane Italia, che si vedevano e facevano le cose insieme. Attenzione, perché io non c'ero, le ripeto. Sì, lei non... Io non c'ero. Non quindi c'ero. Questo biglietto lei lo conserva a fini informativi, sostanzialmente. A fini informativi, per far sapere a chi di competenza che dei responsabili del partito, non quanti ragazzi influenzati dai responsabili del partito, responsabili della Giovane Italia o del Movimento Sociale, erano i sobillatori primi di quei ragazzi, dei giovani, ed erano loro che fomentavano i giovani. Non era tanto rivolto per quanto riguarda Sarzi, questo, quello e quell'altro, ma erano i responsabili veri, sono quelli che sono a livello dirigenziale, ed era quello che era il mio compito, cercare di sapere lì. Poi da lì passammo a Parma e adesso ci arriviamo. Andiamo per l'appunto agli altri gruppi. Gruppo di massa. Okay. Quando è che lei entra in contatto con Firomini? E quale dei due fratelli? Guardi, quando l'anno, non ce lo so dire con precisione, io mi ricordo che mi sembra fosse Sanzi, però potrei anche confondermi. Diciamo che un ragazzo di quelli andava in ferie a Massa Carrara. Rientrando dalle ferie mi raccontò che aveva conosciuto questo ragazzo di Avanguardia Nazionale che si muoveva in un certo modo, che parlavano di una politica un po' diversa o meno, e io presi la palla al balzo e dissi a chi di competenza, sempre, cioè a mio padre Mariani, guardate che laggiù succede questo, ma più Mariani che mio padre. E allora mi disse, va bene, te la senti di verificare, di fare, come no, per bacco. Andiamo, anche perché si incomincia a salire un po' di livello invece di questioni politiche di partiti all'occhio del sole, si parlava di Avanguardia Nazionale che era un movimento di estrema destra. E andai a Massa, mi ricordo, c'era anche mia moglie, mi sembra. E nel periodo, insomma, andammo e conobbi questo Firomini Pietro, che era lì, se la faceva molto in tre bar, due o tre bar se la faceva, mi ricordo, e aveva come un punto di riferimento nel periodo estivo, dove si può cominciare a fare i bagni, quando aprono i bagni in spiaggia, diciamo, i bagni si intende gli stabilimenti, esatto, grazie, gli stabilimenti. E c'era un punto di riferimento che era quello stabilimento balneare, e lì mi sembra fu che lo incontrai e lo agganciai così, e incominciò una certa frequentazione mia, sempre, però non era assidua, diciamo che ero là tutti i giorni, io abitavo a Reggio Emilia e lavoravo, ci andavo ogni tanto, e così ho incominciato a conoscere questo gruppo di Avanguardia Nazionale. Ho capito. Senta, uno di questi venne poi a studiare a Parma, o tutti e due dei fratelli Firomini? Allora, guardi, il fratello non aveva fratelli, un fratello aveva Firomini Pietro, Firomini Giulio, che era iscritto all'università a Parma insieme a certo Cagetti. Fulvio. Giulio era Firomini, o il contrario. Così, così. Fulvio Caggetti e Giulio Firomini. Esattamente. Ah, Fulvio Caggetti, vedi? Va bene. Quando loro vengono a studiare a Parma, lei continua a frequentarli, anche più vicino, immagino. Non ho capito, scusi. Quando Giulio Firomini viene a Parma,
a studiare. Lei continua a frequentarlo? Io a frequentarlo, a vederlo, a vederci, si vedeva ogni tanto, sì, ma non è che ci frequentavamo più di tanto. Poi certo sapevo che era venuto a Parma dal fratello e poi lo trovai a casa dei Tanzi, mi sembra, della Mezzadri e Tanzi, perché ogni tanto io andavo a casa dei Mezzadri e dei Tanzi, dove si facevano anche, cioè, si incontrava lì a livello e si faceva discussioni politiche e lì trovai, ma però questo andiamo anni più avanti, siamo nel 76, mi sembra. No, aspetti, allora lei prenda come riferimento l'omicidio Campanile, così forse riusciamo. 75. Ok, la conoscenza con Firomini è precedente. No, lei mi ha parlato, scusi, di Parma. Parma c'era Firomini. Giulio. Sì, lei Pietro l'ha conosciuto primo. Pietro l'ho conosciuto per primo e l'ho conosciuto, ma lui a Parma non l'ho mai visto io, Firomini Pietro. Io parlavo di Fulvio Cagetti. Sì, Cagetti, ecco, e di Firomini Giulio, che erano iscritti all'Università di Parma e frequentavano Tanzi e Mezzadri. Ho capito. Senta, questo Firomini era un esponente di Avanguardia Nazionale, era un esponente importante? L'importanza io non la potevo sapere, perché non è che era di Avanguardia Nazionale, sì. Perché lei nel verbale dell'1 ottobre 2005, il dottor Materia, a pagina 1, un verbale molto corto e stretto, lei viene sentito su sua richiesta per precisare le imputazioni dell'omicidio Campanile, perché c'era stato un errore nell'indicazione di Firomini. E dice questo: Firomini Pietro era a suo tempo elemento di spicco di Avanguardia Nazionale, associazione alla quale io aderivo e dalla quale era anche partecipe Firomini Giulio. Quindi, diciamo, lo classifico come un esponente di rilievo, di spicco. Sì. È vero o non è vero questa cosa? No, era lui praticamente, io che sapessi era lui, però di spicco vuol dire che era più degli altri. Di spicco, che poi fosse a livello dirigenziale all'interno di Avanguardia Nazionale avesse un altro ruolo, diciamo, nella complessività, io questo non lo sapevo. Io poi quando io andai in Spagna e mi dette quel pligo con dentro i sigari da portare a un tale Carmassi, capii che praticamente lui, secondo aveva preso il posto di Carmassi. Parlavano sempre di sto Carmassi. E quindi, quando io andai in Spagna, gli dici: guarda, io vado in Spagna. Ci arriviamo dopo, lei mi deve seguire perché dobbiamo andare passo passo. L'episodio della Spagna riguarda Carmassi. Quindi lei fa quell'affermazione, elemento di spicco, diciamo, a conti fatti, nel senso che si rende conto della rilevanza di questa persona all'interno del movimento, dell'associazione di AN. Ma va bene, io capisco questo suo modo di fare le domande in questa terminologia e la seguo perché è mio dovere farlo. Ma io non è mio dovere farlo, io non però invento lei, nulla. Lei ha un suo disegno, mi vuole portare da qualche parte. Non la voglio portare. Guardi, l'ho già subito questo da Milillo anni fa, però le chiedo scusa, mi può ripetere la domanda? La domanda è questa: io le ho chiesto Firomini quando l'ha conosciuto e lei ce l'ha spiegato. Sì, signora. Tramite un ragazzo di Reggio Emilia, e quindi lei va a Reggio Emilia e conosce. Dopodiché io le ho chiesto, era una persona importante all'interno di AN? E lei mi ha detto, ma insomma, sì e no, non ha sminuito un po' il ruolo di Firomini. Per cui è mio dovere farle una contestazione che non mi invento, ma sono sue dichiarazioni rese, glielo ripeto, l'1 ottobre 2005 al dottor Materia. Sì. E gliele ripeto, Firomini Pietro era a suo tempo elemento di spicco di Avanguardia Nazionale, all'associazione alla quale io aderivo, cioè lei si mette in mezzo, certo, e dalla quale era partecipe anche Giulio, che era, certo, il fratello. Certo. Quindi le chiedo, era di spicco o non era di spicco? Questa è la domanda. Ma non voglio farla cadere in contraddizione. Cosa intende lei di spicco? Perché io di spicco intendo che era quello che, di quelli che ho conosciuto, era, diciamo, quello verso i quali tutti portavano un maggiore rispetto, per cui si dice di spicco perché. Allora,
se c'è un capitano, un tenente, un ufficiale o meno, lui poteva essere sergente, poteva essere capitano, poteva essere, però io non potevo dirlo. E allora per me è uno comunque di spicco, perché spiccava rispetto a quei tre o quattro che io ho conosciuto. Benissimo. Ok. Spiccava. E gli altri tre o quattro chi erano? Io li ho conosciuti, c'era, i nomi chi si ricorda, Fulvio il fratello, e altri due ho conosciuto, quattro col fratello, e i nomi non me li ricordo. Beh, uno era Giulio. Sì, uno era Giulio, indubbiamente. Era poi l'altro sarà stato Fulvio Cagetti. No, Fulvio Cagetti l'ho conosciuto a Parma, okay, non l'avevo conosciuto là. Ce n'era uno non tanto alto, un po' grassottello, che aveva un'automobile gialla, una 128 tipo rally, tipo una cosa del genere, e il nome però io non me lo ricordo. Non se lo ricordo. E un altro ancora che... I nomi non me li ricordo, va. Ecco, senta, lei con questi due ragazzi che studiavano a Parma ebbe modo di commettere anche dei reati? Una rapina in particolare? Sì. Vuole riferire di che cosa si è trattato? Quando la collochiamo, prima del suo espatrio comunque. Sì, sì, potrei confondermi, se era il 75 o 76, non me lo ricordo. Sì. Però essendo una rapina che mi è stata anche contestata, basta leggere gli atti. Io sulla data non posso essere preciso, direi delle stupidaggini. E posso dire che quella rapina si fece perché loro erano squattrinati, avevano bisogno di soldi, e questo e quell'altro. Dico, vabbè ragazzi, ma io mica vi posso dare soldi a gogo. E allora dice, ma noi facciamo questo, vabbè. E gli dieti la dritta per fare questa rapina in quella casa. L'hanno fatta, mi hanno dato quelle quattro cose che avevano preso, e io le ho date a Leoni, il quale le ha vendute, e poi io gli ho portato i soldi. Ecco, senta, diciamo, come concilia tanto questo primo episodio con un'attività di informatore che doveva fare per conto di suo padre, di Mariani? Cioè lei doveva semplicemente, il suo incarico era quello di informare su persone facinorose, e invece poi ci commette dei reati insieme. Come è possibile questa cosa? Io ci entro e sono solidale con loro in quelle piccole cose, perché poi in fin dei conti, se li prendevano durante il lavoro, prendevano loro due, non avrebbero mai fatto il mio nome. Certamente, io non ero partecipe se avessero preso e avessero fatto il mio nome, sarei stato accusato anche io, ma non ero partecipe, se li prendevano nel momento in fragranza di reato, io non c'ero, per cui non è che io rischiavo più di tanto, ma mi serviva per potermeli tenere stretti per l'eventualità di come si dice, evoluzione di un qualche cosa a Parma, perché loro poi in fin dei conti erano di Parma. Io acquisivo nei loro confronti una fiducia tale che mi avrebbe forse anche permesso, se loro organizzavano qualche cosa insieme a Tanzi, alla Mesadri e a quegli altri di Parma che io non conoscevo, e ce n'erano parecchi, avrei acquisito qualche cosa da loro che sarebbe servita per l'infiltrazione. L'infiltrazione non è che lei va lì, ciao bello, mo mi infiltro. No, certo. E sei infiltrato. Immagino. Infiltrarsi è... Cioè, ci sono dei vari passaggi, delle situazioni che bisogna fare, verso le quali nel male che vada ti devi tenere alla cosa minore. Commettere dei reati rientra in una strategia di infiltrazione per tenere legate le persone con cui partecipi a questi fatti criminosi. Legate perché partecipi nello stesso momento, perché ti possono servire per arrivare a quelli più avanti. Più avanti. E poi perché gli volevo aiutare, che erano senza soldi, erano squattrinati proprio, non è che... Lui, Fulvio, mi ricordo, non è che la sua famiglia aveva grandi possibilità, Giulio non aveva il papà, il fratello non lavorava, giocava a carte, menava un po' Pietro, e la mamma era una pensionata vedova da tanti anni, non è che aveva un gran movimento di soldi, c'era un cugino che lo aiutava, che aveva... vendeva un'organizzazione che vendeva parecchia carne, pollame, queste cose qui, aveva un grande distribuzione, però, e allora io ho sfruttato, e poi perché per accreditarmi maggiormente andava bene comunque, con un rischio minimo. Ho capito. Senta, veniamo a Carmassi, lei quando lo ha conosciuto Pietro Carmassi?
Guarda, io Pietro Carmassi non sapevo chi era, cioè non l'avevo mai visto, mai conosciuto, ne sentivo parlare di Hamas quando andavo, quelle volte che sono andato, e quando io decisi nel 1976 di fare una vacanza con la signora Bonini per cercare di recuperare il nostro rapporto che era in fase di sfaldamento, sono cose private che non intendo in questo momento dire, comunque per recuperare questo rapporto di sfaldamento andammo in Spagna, e quando parlai con Fioromini e glielo dissi, perché sapevo che c'erano degli sfollati in Spagna dalle chiacchiere che si faceva, dice: guarda, io vado in Spagna a fare un giro turistico con mia moglie, e allora mi dice: guarda, allora ti do un numero di telefono, mi porti questo pacchetto che ci sono dentro dei sigari che vanno a Carmassi, perché Carmassi fuma il toscano, e dentro un plico. Naturalmente il plico io non mi sono permesso di aprirlo, volevo aprirlo per vedere se c'era qualche cos'altro all'interno, perché se i sigari è una scatola che è così, il plico è grosso così, ci potrebbe essere qualcos'altro, però non è che tu mi ci metti delle cose che mi puoi far arrestare o meno, potevano esserci documentazioni, la tentazione era stata grande, però poi se erano d'accordo che avessero usato un nastro messo in quel certo modo, perché mi accorsi che c'era un giro in un modo, un giro in un altro, quando tu lo vai a togliere, se non l'hai mai fatto o è un metodo di sei fregato completamente, e allora desistetti. Arrivai in Spagna, consegnai questo plico contenente i sigari e basta. A chi li dà personalmente? A una persona che doveva essere Carmassi. A una persona che doveva essere Carmassi. E come dire, poi mi ricordo che ci disse dove era, ma non mi ricordo, vabbè. E poi io non l'ho più rivisto fino a quando sono andato latitante, che per andare a Rio de Janeiro partì da Madrid. Bene, questo è il secondo incontro. Mi fermerei sul primo. Senta, lei conosce Carmassi con questo episodio che ci ha raccontato dopo l'omicidio Campanile? Sì, bene. Anticipo un tema che riprenderò dopo, Presidente, Signore della Corte. Lei ci ha detto che ha fatto questo viaggio per recuperare il rapporto con sua moglie, insomma, per motivi, diciamo, del tutto personali. Sì. È proprio sicuro di questo? Sì. Bene, perché io le devo ricordare quello che lei dichiarò il 17 marzo davanti al dottor Materia, tutto un interrogatorio sull'omicidio Campanile. Sì. Bene. Che cosa accade per sua memoria? Che lei dice questo: c'era da andare in Spagna. Dopo l'omicidio Campanile vi incontrate, ma su questo poi ci arriveremo dopo nel dettaglio, vi incontrate con Tanzi e con i Romini, e lei si reca a Massa, e a pagina 32 dice: ricordo che c'era da andare in Spagna, qualcuno doveva andare in Spagna a portare documenti a Carmassi, che era il capo carismatico, era lui il responsabile di Massa. Sì. Quindi, questo lo sapeva. Che Carmassi era. Ma mi sembra di averglielo detto prima, sì. Che Carmassi era e Pietro dovrebbe, secondo me, di spicco avere, da quello che avevo capito, aveva preso il suo posto in pratica. Bene. Ecco, si ricorda se venne anche un'altra persona a portare questi documenti a Carmassi? Ma no, guardi, io non sono andato per i documenti, io dovevo andare in Spagna, va bene, e presi mia moglie, va bene, per cercare di recuperare il rapporto che era molto incrinato fra di noi. Voi l'avete chiamata faida fra i Bonini e i Bellini, e qualcheduno di loro tre, non mi ricordo chi, di voi sostituti procuratori, avete detto questo. Per cui sapete voi perfettamente che c'era un rapporto molto incrinato fra me, mia moglie e la famiglia Bonini. Voi l'avete appellata faida. Va bene, non mi risulta comunque, no, io non ho mai usato questo termine. Mi sembra di averlo capito bene, vabbè. Però se mi sono sbagliato,
mi sono sbagliato. Allora, visto che io devo andare in Spagna, prendo mia moglie, che così vediamo di recuperare il... Tanto più che era il mese di agosto, dove di solito lei andava, noi andavamo in vacanza con i miei suoceri, ex suoceri, chiamiamoli come volete, con i suoi familiari, a Rimini e Torre Pedrera. E invece noi andiamo in Spagna. La bambina Silvia sta con la nonna e andiamo in Spagna. Io, mia moglie, la mia ex moglie, la signora Bonini Maurizio e mi sembra Bianchini mi portai con me in Spagna, Bianchini Giovanni, sì. Ecco, diciamo, lei ci ha detto che ha portato questo pacchetto a, sì, a quella persona che lei teneva a Carmassi e la cosa finì lì. Non è che vi siete, avete fatto anche qualcosa di particolare in Spagna, in particolare una visita alla tomba di Franco? Beh, sì, ma è quella che ci portò a Carmassi, mi sembra, sì. Esatto. Beh, perché è qualcosa di speciale. No, di no, glielo chiedo, siccome lei lo ha ridotto a un semplice messaggero. Ma perché, scusi, andare alla tomba di Franco con Bianchini che ci voleva andare, hai superato qualche livello di guardia? No, no. Vabbè, no, chiedo scusa, chiedo scusa. Come non lei ha detto, vado lì per consegnare il pacchetto, saluto e me ne vado. E invece c'è una cosa turistica, un po' un coinvolgimento. È come un giro turistico, si è andati a vedere quella lì perché Bianchini vuole andare a vedere e ci mi sembra che ci accompagnò. C'è un livello di approfondimento della conoscenza maggiore della mera consegna di un pacchetto. Benissimo. Bene, ecco, senta, glielo leggo il verbale, pagina 33, interrogatorio 17 marzo, dice... Gli portai i sigari toscani perché lui fumava il toscano e non lo trovava in Spagna. E quando arrivammo in Spagna, andammo insieme. Lui ci portò alla tomba di Franco, la visita alla tomba di Franco. Esatto. Gli diedi, mi ricordo, il pacchetto di documenti e i sigari. Sì. Ecco, faceste anche una chiacchierata in quel contesto? Non me lo ricordo, se lei me ne vuole dare lettura. Sì. Io non me lo ricordo. Allora, commentaste l'omicidio Campanile? Non me lo ricordo proprio, guardi. Bene, allora pagina 34, lei così si esprime. Di quale verbale, dottor Proto? Verbale sempre 17 marzo 2005, pagina 34, subito dopo questa visita. Quando tornammo facemmo io una chiacchierata, la cosiddetta 5 minuti chiacchierata. Si complimentò per l'omicidio di Alceste Campanile e mi disse, guarda, per riconoscenza io ho un mitra mio, personale, uno Sten, te lo sei meritato. E quando tornai in Italia andai giù a Massa con Firomini, gli dissi, guarda, così ci siamo visti, questo e quell'altro, mi ha detto che mi devi dare il suo Sten, che era un omaggio per me, omaggiarmi per il delitto Campanile. Si ricorda questo colloquio che lei fece con Carmassi sull'omicidio Campanile? Guardi, io non me lo ricordo, se però questa cosa io l'ho detta sicuramente, era perché allora me la ricordavo benissimo. E la confermo indubbiamente, ma difatti il mitra poi io l'ho avuto. E questo mi ha portato ancora di più all'interno di questa, mi avrebbe portato ancora di più all'interno dell'organizzazione, questo suo riconoscimento. Mm. Ecco, senta, no, ma le chiedo questo, come faceva Carmassi a sapere dell'omicidio Campanile e a complimentarsi con lei? Ma guardi, Campanile del 75, Firomini Pietro era corrente al 100%, Franca Tanzi era corrente al 100%, Mezzadri era corrente al 100%, se loro avevano dei contatti sicuramente gliel'avrà detto Firomini Pietro o chi per esso, io questo non lo so dire, perché io da lui ci vado nel 76, un anno e qualche mese dopo Campanile. Beh, ci va sicuramente prima del Capriolo. Guardi, questo indubbiamente. Perché il Capriolo, lei usa il mitra per sparare al Capriolo, giusto? Sì. Adesso vediamo di quando è il Capriolo e poi così facciamo due conti con le date. Allora, il Capriolo... Dobbiamo prendere... Adesso ci arrivo, casomai per non interrompere troppo ci arrivo dopo sulla data. Allora, ecco, questa è la prima occasione in cui, diciamo, lei conosce Carmassi, vero? Sì, non l'avevo mai visto prima. E si parla del mitra. Ecco, lei sapeva se
il gruppo di massa aveva disponibilità di armi ed esplosivi? Io non so di preciso se loro avevano le armi sicuramente, esplosivi. Quando io gli ho chiesto che mi serviva a me, mi hanno dato dei candelotti di dinamite da cava, mi hanno insegnato come si faceva, li ho presi e gli ho fatto l'uso che ne devo fare per cose personali. Fra l'altro rientrano in quella cosiddetta faida della famiglia Bonini, Bellini, Paolo e Lanzoni, che era l'amante di mia moglie, con i quali abbiamo avuto diverse sparatorie e io gli ho fatto saltare dove c'erano le caldaie, queste cose qui del capannone dove avevano la loro attività, che io ho usato anche per sempre ai fini scopi personali, familiari, personali. Ecco, il capriolo è del settembre del 1976. Perfetto, appena rientrato dalla Spagna. Dalla Spagna è andato E difatti sono andato là, me l'hanno dato e io l'ho usato in 448. Bene. Ecco, sulla vicenda degli esplosivi le faccio questa domanda perché nel verbale 1 febbraio 2005 lei fa riferimento alla dottor Prodo, mi scusi, sì. La pagina? Pagina 336. Ecco, pagina 336 fa riferimento a questa alla vicenda delle armi. Le risulta, siamo partiti dalla domanda se le risultava che il gruppo di massa aveva a disposizione armi ed esplosivi. Gli esplosivi li ho accertato perché mi hanno dato quei candelotti. Le armi mi ha dato quelle, poi non mi ricordo bene se le armi usate nell'omicidio campanile sono arrivate da Massa e sono passate a Mezzadri, perché io le ho avute da Mezzadri quelle armi. Ecco, lei dice questo, le faccio la domanda prima della contestazione, sa chi aveva a disposizione le armi, la persona fisica che a Massa deteneva le armi? Io non me lo ricordo. Non se lo ricorda. Allora, pagina 336 del verbale 1 febbraio 2005 dice, la domanda, il deposito delle armi ce l'aveva Firomini Pietro. Ecco, e poi le chiede, è stato condotto a vedere fisicamente il luogo dove erano detenute queste armi? Dice no. Per l'esplosivo invece chi è che ne aveva a disposizione, ci ha detto il gruppo di massa di esplosivo? Scusi, gliel'ho chiesto dei candelotti di dinamite, gli dissi guarda c'è un problema da risolvere, familiare, mio, personale, così così così, vorrei fare una certa cosa. Camma fa, io speravo che venissero loro se avevano la disponibilità, speravo. E questo modo di fare, di coinvolgere maggiormente in me, era sempre finalizzato, però io avevo bisogno per fare quello che dovevo fare. Da chi dovevo andare? Mi perdoni, sì, dottor. Prego. No, prego, prego. Prego, no, no, vado. Mi fermo, qui non c'è. No, no, nel senso che cosa doveva fare? No, giusto? Io lo so perché vado avanti, poi invece le brucio le domande, mi scusi. No. Che cosa doveva fare con quell'esplosivo? Io? Sistemare delle cose personali, sistemare i lanzoni che avevano imperterritamente mi rincorrevano, mi sparavano nonostante lui fosse l'amante di mia moglie. Sì. E aveva messo incinta mia moglie mentre io maritale e lei diceva che era invece rimasta incinta per opera dello Spirito Santo. E cosa le devo dire? Ho capito. Ho usato l'esplosivo prima per Vezzosi. Parli al microfono. Ho usato prima l'esplosivo per Vezzosi, per cose familiari e mie personali. Ho capito. Quindi l'esplosivo ce l'ha. Niente attentati, per carità. Bene. Lei lo ha visto anche fisicamente il luogo dove detenevano l'esplosivo? No. Ecco, sempre in questo verbale, a pagina 337, lei dice,
Non ho mai visto il luogo delle armi. Sono stato condotto dove detenevano l'esplosivo. E ha ragione, dove deteneva lui, che ce l'aveva, sì, esatto, ce l'aveva nel campetto di casa sua, lì dove c'erano le galline, mi sembra una cosa del genere, in una cassetta, ma forse era quello che era, aveva preso per destinare a me. L'aveva, non è che io ho visto un deposito, no, vabbè, adesso, dove lui ce l'aveva lì. Se non mi fa vedere il deposito delle armi, mi porta sicuramente neanche quello dell'esplosivo. Quando l'ha preso, era lì, per me era il deposito dove avevo messo queste, che non era una grande qualità, non mi ricordo se erano 5 o 6 candelotti, un po' di miccia c'era e un innesto da fare, e basta, non c'è niente di che. Ecco, senta, allora, il mitra, abbiamo detto, lei lo utilizza per il capriolo, mentre l'esplosivo per questioni sue, personali, giusto? Sì, familiari anche. Anche io. Allora, lei ha fatto riferimento alla vicenda Vezzosi. Sì. Ecco, vuole riferire per cortesia che cosa è successo con questo avvocato? Sono successe le cose maggiormente, le sapeva mio padre, non certo io. Quando io dissi che avevo disponibilità di queste cose, avevo disponibilità di queste cose o meno, mi ricordo mio padre disse, vabbè, una botterella di questi. Io interpretai e mi misi uno, un candelotto, mi sembra, dal portone di casa, perché sapevo che non c'era dentro nessuno. Invece, malauguratamente, sapevo che c'era una donna di servizio che mi pare rimase leggermente ferita. Le cose mi scosse parecchio, non poco, mi sembra. Ecco, senta, lei questo colpetto, come l'ho chiamato, lo fece da solo oppure con qualcun altro? Con Leoni Roberto. Con Leoni Roberto. Dopodiché ci furono altri due episodi, sempre per Vezzosi, che riguardavano invece un incendio o un tentativo di incendio nello studio professionale. Ah beh, nello studio professionale, sì. Con chi lo fece questo? Ma mi sembra che fosse mio fratello. Suo fratello, esatto. Ecco, senta, questo episodio però, Bellini... Che è poi quello che costò la perquisizione per oggetti sacri. E le dico, dottore, guardi, che ero talmente, frustrato, arrabbiato di questa cosa, che si potessero fare delle perquisizioni su delle falsità, o meno che io dissi da me, un giorno o l'altro mi metto a rubare davvero e vi renderò la vita un po' dura. E poi effettivamente l'ho fatto, ho rubato per una vita, ho rubato. Senta Bellini, però io vedo, sì, mi dica, ricordare la data di questo episodio di Vezzosi. Sì, perché 1973. Ottobre, sì. 73. Sì, signore. Ci siamo? Ecco, beh, adesso non ricordo se è ottobre. Vabbè, glielo dico io, sì. Lo prenda per buono. Sì. Nel 73, quindi, lei ben sapeva che era già in contatto evidentemente con Firomini, perché se l'esplosivo proviene, sì, da Firomini, vuol, sì, dire che lei lo ha già conosciuto. Sì. Solo. Sì. E siccome fa questo attentato per conto di suo padre, perché Vezzosi aveva dei dissidi con suo padre, la domanda è questa. Quest'opera di infiltrazione era suo padre, che cosa sapeva dei rapporti reali che poi lei ha intrattenuto con questi soggetti? Un conto è riferire... Ci sono due distinzioni. Ecco, faccia la corte. Ci sono due distinzioni. Che io mal sopportavo questo modo mio di dovere fare, perché serviva mio padre per degli affari, serviva Mariani per un partito, che le dirò di... Vabbè, meglio che non dico altro di più su, per questioni personali. E io penso che il mio accostamento poi a... che fu per un certo periodo reale vicino all'Avanguardia Nazionale, fino a che poi si sciolse tutto e io non ho più visto nessuno dopo che sono andato via con il documento che mi hanno dato loro. Non mi sono mai più interessato di politica, il 76 Avanguardia Nazionale viene sciolta addirittura. E cosa stavo dicendo, scusate? No, le ho chiesto, diciamo, questo periodo del 73, lei ci ha detto che per conto di suo padre e del senatore Mariani, sì, deve infiltrarsi per avere, sì, notizie, sì, utili per il partito. Sì, 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 sì. In realtà poi
come diciamo, vezzosi, che risale al 73, è un attentato, lo chiami lei come vuole, fatto per conto di suo padre. Quindi come si concilia quello che lei ha detto? Cioè, suo padre la infiltra, poi lei in realtà fa delle azioni delittuose per conto di suo padre. Sono fatti familiari, quelli che esulano da un rapporto politico, da un rapporto con la Guardia Nazionale. Sono cose personali. Io vivevo la vita mia personale, familiare, di lavoro, di discussioni con mio padre, di casini con quella signora che era la mia moglie, e poi c'era la vita che dovevo fare da infiltrato, che tutto sommato poi non è che mi era poi tanto dispiaciuto per una certa situazione, diciamo quella di giovanile di uno, e poi però anche mi rompeva l'anima, perché mio padre, e difatti io poi era stato un avvicinamento anche a loro, ma penso come ribellione nei confronti di mio padre. Io devo conciliare che cosa? Se io vivo la mia vita insieme a mio padre, la mia famiglia, e mio padre ha dei problemi economici, che poi non sono poi economici come è stato descritto, perché è vero che mio padre doveva 47 milioni alla cooperativa Santa Vittoria, ma è anche altrettanto vero che c'era 1 miliardo di danni subiti e verrà poi liquidato con 400 milioni. Con una causa vinta. Bene, ma non si mette una bomba sulla cooperativa. Non si mette una bomba, però. Avvocato. No, non sono avvocato, comunque lo stesso. Sarà stato prima avvocato. No, non è stato l'avvocato. Ah, le chiedo scusa. Presidente, questa è una valutazione, c'è opposizione, però. Sullo stile di vita che Bellini aveva, che se nel contempo era infiltrata e svolgeva attività delinquenziali in proprio. È una spiegazione che. La spiegazione che è stata chiesta a Bellini è questa: lui si infiltra per tenere sotto controllo esponenti estremisti, quindi tenerli sotto controllo, prevenire, avvisare, e nello stesso tempo viene utilizzato per sfruttare la capacità criminale che hanno queste persone, detenzione di esplosivo, per appunto per affari suoi, ma nello stesso tempo sfruttando e quindi provocando il delitto, la consegna dell'esplosivo, per esempio, è un reato. Sì, Presidente, ma Bellini infatti non è che si è presentato come una persona immacolata personalmente, che compiva delitti soltanto nell'ambito per l'infiltrazione o quanto altro. Ha sempre detto che la domanda era a spiegare come si conciliava questo lavoro di infiltrazione, contenimento, con la provocazione, seppure per fatti personali, a commettere reati. Intanto abbiamo saputo che avevano delle esplosive. Abbiamo saputo che avevano delle armi. E intanto un po' l'ho anche utilizzato. Un tanto mio padre me l'ha fatto utilizzare, praticamente, si può dire, no? Possiamo dirlo? È accaduto, no? Ecco. Quindi, nella sostanza, dovevate controllarli, però una volta che avete accertato che avevano armi ed esplosivi, li avete usati. Esatto. Lei dice per affari personali, però per affari esatto. Ecco, senta, tornando sull'esplosivo, lei ha detto che erano 4-5 candelotti, in realtà... O 6-7 anche, sì, Corassi, no? In realtà, o meglio, le richiamo alla memoria, che nell'interrogatorio del febbraio 2005, pagina 338, le viene chiesto, sa quale fosse la provenienza delle armi? E lei dice no. E dell'esplosivo? E lei risponde, fosse da cava, penso. Da cava. Era un esplosivo da cava. Questo mi fu detto, non ero io andato là a prenderlo, non ero andato in cava a prenderlo con Fioromini, Pietro l'aveva preso lì in un pezzo di terreno dove c'era un pollaio, mi ricordo, al sole, dove c'erano le galline che le galline dove si fermano, no? I trespoli o meno, e sotto quelli lì c'era queste cose che lui mi ha dato. Fra l'altro c'era buio e lì per me era il deposito di dove aveva tenuto quegli esplosivi. Okay. Qual era la domanda? Mi perdoni. No, questo, siccome ha detto che erano dei candelotti, sì. Lei dice... Era da cavo, lui mi disse che erano da cavo. Che erano da cavo. Ma lui le spiegò a cosa le servivano gli esplosivi? No, non li ho chiesi neanche. Io, Presidente, non avevo mai visto prima... Quindi Fioromini poteva pensare che invece le servissero a scopi politici? Visto che non gliel'ha detto che servivano... No, io gli ho detto che mi serviva qualche cosa per degli scopi personali. Lei aveva detto, non gliel'aveva detto, però. No, io come non ho detto, andai e gli chiesi per l'esplosivo per cose personali, perché dovevo sistemare i lanzoni. Sì, questo e poi dopo, quando io... Io le avevo chiesto se lei ha spiegato a Fioromini a cosa serviva l'esplosivo. Lei ha detto, non gliel'ho detto.
Gli ho detto che mi servivano per cose personali. Sì. No, no, a livello politico gli avrei detto, se fosse politico gli avrei detto. Sì. Bene, ecco. No, senta, no. Senta, che poi io li ho usati per cose personali, in reali. Ecco, senta, c'è un altro episodio in cui lei si rivolge al gruppo di massa, è l'episodio della piscina Moretto, sì. Bomba da mortaio. Vuole riferire alla Corte di che cosa si tratta? Beh, lì più che mia fu poi una cosa che fece mio padre, mio fratello, era io li avevo solo messi in contatto, e siccome quella piscina stavano costruendo una piscina, o meno poteva essere fonte di come dire, come si può dire, non mi viene il termine, concorrenza, grazie dottore della sua prontezza, grazie, e decisero di fare quella determinata cosa, loro volevano dare che poi io dissi, ma che dimostrazione, a cosa serve questa dimostrazione? Ma, e mi ricordo che fu la cosa fu di, mi sembra che fosse l'ultimo dell'anno, oppure boh, non mi ricordo, comunque non ebbe nessun effetto, perché come bombaroli evidentemente non valevano niente. Che anno siamo qui? Ecco. Ci sarei arrivato, presidente. Non mi ricordo. Glielo dico io, gennaio 75. Gennaio 75. Austerity? No, gennaio 75, va bene. Ecco, aspetta, però esatto, non, io vorrei capire questo, al di là dell'esito, questa bomba da mortaio, lei dove l'ha presa? Come dove l'ho presa? Non mica ce l'ho portata io. Mi dica qual era la provenienza? La provenienza era di massa. Era di massa, e in particolare di chi? Ma io non mi ricordo, dottore, io so che la provenienza era di massa e non mi ricordo. Non si ricorda, se era dei Fieromini Pietro o meno, no? Non mi ricordo, ma io parlavo solo con lui di queste cose, poteva solo che essere, poteva. Però se c'è scritto, se l'ho detto, allora, ha detto quanti anni sono passati in botto. Le mie malattie, gli ho già detto come sono, posso ricordarmi, non ricordarmi. Poi magari tra 10 minuti mi ricordo, forse mi dà un input. Esatto. No, l'input è questo. Lei ricorda chi partecipò a questo episodio, cioè al collocamento di questa bomba da mortaio? Io mi ricordo che erano venuti, mi sembra che erano saliti da massa, mi sembra. Però non mi ricordo chi, dottore. Ecco, allora, in particolare era Fieromini Pietro. Sì. Me lo conferma questo? Sì, signore. Ecco. Questo episodio viene fatto perché si doveva colpire un concorrente di suo padre. Quindi, penso di sì. Beh, quindi suo padre sapeva che Fieromini Pietro aveva partecipato a questa vicenda o no? E certamente che doveva saperlo. Sì, non voglio mettere in difficoltà, dica o sì o no. Ma non mi ricordo. Non voglio portarla a dire, sono cose scritte, se dottore, non le ricordo gliele leggo. Io non la sto valutando pensando che lei mi voglia dirottare su qualche cosa, veramente. Assolutamente. Perché no. Si tenga sempre in considerazione che nonostante mi abbiate accusato di questo delitto infame, che è la strage di Bologna, io rimango sempre per me un collaboratore di giustizia. Okay. Quello che le sto dicendo è quello. Io non ho nessun interesse a venire contro di voi. Va bene. Perché non è che voi state facendo il vostro. Siete convinti di una cosa in questo momento e io sono convinto di un'altra. Ci arriveremo. Quando mi hanno accusato delle stragi del 93 o meno, la stessa cosa è accaduta in diverso modo. Io va bene, siamo qua. Questo qui non mi porti fuori però dal seminato. No, la domanda era questa. Fieromini partecipa a questo attentato al concorrente di suo papà? Io non mi ricordo, perché la cosa è stata poi curata da mio padre e da mio fratello, perché io poi con loro avevo delle discussioni mica piccole, siamo nel 75, no? Gennaio 75. Siamo nel 75, io ero molto in rotta con a causa anche proprio di questa cosa. Io ero in rotta con i miei familiari, attenzione. Ho capito. Tanto è vero che io poi dopo a un certo punto, lo dirà anche la signora Bonini, fino al 1975 Paolo è stato un buon marito, dopodiché ci sono stati dei problemi. Anche quello aveva influito sul mio distaccamento, che io me ne stavo per andare. Ma lei lo sa che prima di sparare agli Lucenti quel giorno io me ne stavo andando via. Sì, nel frattempo c'è stato l'omicidio campanile, sì, però sì, devo ricordare questo. Nel 75. A giugno. Allora, su questo punto le faccio un'altra domanda. Suo papà conosceva Fieromini Pietro? Mio papà l'ha conosciuto, sì. Lo ha ospitato anche?
l'abbiamo ospitato quando lui, mi perdoni un attimo, sì. Mi perdoni un attimo, quando lui era venuto, che è stato, mi scusi. Se vuole l'aiuto con la memoria. No, qui ci arrivo e dovrei arrivarci. Ah, sì. Lui, quando era stato Filomeni Pietro, non mi ricordo se era un locale da ballo o una cosa del genere, e gli avversari politici che aveva lì a Massa l'avevano fronteggiato in parecchi, e lui, per difendersi, questo disse, dal baule della sua macchina, siccome era un cacciatore, tirò fuori un fucile e sparò, non contro le persone, mi sembra, dei colpi, e scappò. Quando scappò, dove andò secondo lei? Venne da noi, venne a casa mia, e io presi mio padre, sì, lo conobbi in quell'occasione, o prima, non mi ricordo. Comunque l'ha conosciuto, dubbiamente, l'ha conosciuto. Ecco, lo ha conosciuto, lei aveva mai riferito suo padre nella sua attività di infiltrazione? Guarda che, cioè, siccome avevano armi ed esplosivi, che questo è un personaggio da segnalare ad almirante tramite suo padre e Mariani. Certo, quello sì. Però lo ospita suo papà. Ma cosa c'entra? Scusi, l'ho ospitato io. Io abitavo lì. È una domanda. Ma che c'entra? Scusi. No, c'entra. Se io sono infiltrato mezzo di loro, lui, io vado da lui, lui viene da me a chiedere aiuto, asilo, gli dico: no, aspetta, no, tu non devi stare qui, scappiamo, via. No, te ne devi andare. Guardi, io non voglio entrare in polemica perché non è nel mio stile, ma non mi piace io entrare in polemica. Ma però io. Suo papà lo ospita, dopodiché c'era tentato con Amoretto, con la bomba da mortaio su incarico di suo padre, se permette, 2 più 2 fa 4. Mi fa pensare tutto questo che suo papà non soltanto le abbia detto infiltrati, ma in qualche maniera infiltrati e fai qualcos'altro. Questo è il punto nevralgico, perché lei distingue sempre l'infiltrazione dalle cose private. Però infiltrati e fai qualcos'altro nel modo più assoluto. Se io ho fatto qualcos'altro, l'ho fatto di mia iniziativa. Però lo fa con quei soggetti, ha capito? Ma che c'entra, scusa, faccio con quei soggetti? Che cosa ho fatto con loro? Mi scusi, là, la bomba, diciamo il mortaio, quello che dite voi o meno. Chi l'ha seguita? Mio padre, mio fratello, non c'entro. Con Filomeni però. Ma va bene, ma che c'entra? Ma io che cosa c'entro con quello lì che ero discostato? Ma allora, glielo devo ripetere, io ho fatto poi non dico una guerra con mio padre e mio fratello, ma quasi, ma proprio per queste cose. Perché non mi andava questo modo di fare, di usare quello che io dovevo nei confronti di Mariani e di altro, e poi dopo tu sfrutti questi qui per fare delle cose tue personali. Se le cose personali me le hai fatte fare anche a me, tipo Vezzosi lo studio, Vezzosi, siamo nel 73, qua siamo nel 75, c'è un anno di mezzo, quindi mi no, pare sono due, 73 e 75 sono due. Che lui, cosa, che cosa frullasse nella testa di mio padre lo sa solo lui, non lo so io. Bene. Che gli abbia voluti sfruttare, usare per una cosa. Io non ho voluto partecipare a quell'azione della piscina e non ci ho partecipato perché non la ritenevo una cosa da fare. Allora, Bellini, lei così ha dichiarato in questo verbale 1 febbraio 2005, pagina 237-238. Allora, a pagina 237 riferisce dell'ospitalità. Filomeni, Pietro un giorno tira fuori in piazza un fucile, sembra che vuole sparare, fugge, scappa. Dove va Filomeni? Da Bellini. Sì. Io lo tengo lì un paio, tre o quattro giorni, intanto la cosa si sbollisce. Tanto più che lì lui conosce mio padre, si parlano. Sì. Dopo mio padre riesce a utilizzare Filomeni Pietro. Sì. Domanda, in che modo? E lei si esprime così, guardi. Nel modo più barbaro, che a me lì mi viene una botta in mezzo agli occhi, anche a me, ma dico: ma porca miseria, tu stai lavorando, vuoi sapere come fanno o non fanno? Ecco, quando dicevo che mio padre era un opportunista, se c'era degli interessi se ne fregava. Mi ha fatto mettere un ultimo dell'anno una bomba da mortaio nella piscina di Moretto, che era un concorrente, dopodiché dice che c'era anche Filomeni. Cioè, guardi, capisce dove voglio andare a parare? Mi perdoni, avvocato. Mi scusi, sostituto procuratore, mi scusi. Abbia pazienza. Ma non ci preoccupi. Guardi, mi chiami come vuole, guardi, non ha di parte che risponda alle domande. No, come voglio. No, grazie. Vabbè, penso di rispondere.
è interesse mio la verità, certo, più che vostro, forse mio più che vostro. E dove eravamo rimasti? Che le ho detto che suo padre le ha fatto mettere una, che ah, ci va lei con Firomini e no, questa bomba da mortaio. Io non che ci sono andato, Marta, dice qualche cosa che non quadra, ah, evidentemente c'è stato un profuso, una confusione, perché io il tre, cosa era l'ultimo dell'anno, mi sembra. Lei ha detto così. Era il 31 di dicembre? Sì, mi ha fatto, ecco, mi ha fatto mettere. Ma non è... ascolti, ascolti. Guardi, sì, lei dice questo: mio padre è un opportunista, se c'era degli interessi se ne fregava. Mi ha fatto mettere un ultimo dell'anno una bomba da mortaio nella piscina di Moretto. Mi sono sicuramente sbagliato, volevo forse dire gli ha fatto mettere, perché era con lui l'accordo, tant'è vero che io ero adirato di quella faccenda lì. E poi il 31 di, era il 31 di dicembre, mi sembra. Sì, l'ultimo dell'anno. L'ultimo dell'anno, io faccio il cameriere nel salone, che abbiamo 250 persone, quando vado a mettere sta bomba? Ho capito, quindi qua è vero quello che stai dicendo adesso, non la contestazione. No, lì c'è un profuso di un mi ha fatto mettere o gli ha fatto mettere, sicuramente, perché io non ho partecipato a quell'azione, anzi, ed è stato uno dei punti focali di discussione fra me e mio padre, e quello per quella cosa, meglio l'ho detto anche, io non mi ricordavo nemmeno le parole che ho detto o meno. L'hanno messa loro, tant'è vero che la disponibilità era mio fratello Guido, che non faceva il cameriere, va bene, e che poi li ha portati lui là e li ha riportati alla stazione, e mi sembra che gli regalarono addirittura una bottiglia di champagne. Ho capito. Ha capito? Sì, io, sì, no, questo... io non ho, mi ha fatto mettere, io non ho, guardi, messo. Guardi, non Bellini, ho messo. Queste domande chiuso tendono non soltanto a far emergere questa attività di infiltrazione, ma anche a un'attività delittuosa fatta con Massa Carrara, con gli esponenti di Massa Carrara, a volte per fini personali, a volte per fini politici. Ma adesso no, poi ci arriviamo ai fini politici, ci arriviamo con l'omicidio Campanile. Non voglio affrontarla adesso. Ecco, senta... Ma guardi, fini politici con Campanile, mio padre non c'entra niente. No, capito. Intanto però sapeva di Vezzosi, sapeva di questo, poi la... Ci arriviamo nel corso dell'interrogatorio. Mio padre non sapeva niente di Campanile. Va bene. Va bene, vogliamo sospendere? Se c'è un altro, o guardi, c'è da chiudere un argomento? Si sarebbe da chiudere l'argomento. Chiudiamo con, l'argomento con e poi le passiamo. Conoscenze di Mezzadri e Tanzi. Vai. Ok. Quando è che lei conosce questi due soggetti? Pier Celso Mezzadri e Franca Tanzi. Pier Celso Mezzadri, adesso l'anno non me lo chieda, perché li conobbi perché mi ci portò Leoni Roberto. Dove vivevano questi signori? Allora, inizialmente questi signori vivevano in un appartamentino in una zona di Parma, adesso che se lo ricordo, comunque zona con fabbricati datati, fabbricato datato. Poi si trasferirono invece in un appartamento che avevano comperato in un'altra zona della città, e avevano un bar in centro, e dove si ritrovavano tutti fra di loro, ma al bar io lo... penso di esserci stato un paio di volte e basta, perché c'era un po' troppo via e vai, c'era scaramucce, lasciamo stare. E anche perché poi io lavoravo e non avevo tempo di essere dell'assiduità. Mentre invece alla sera, certe sere, si andava, perché allora io non facevo più il cameriere, mi sembra, ma portavo il pulmino con i bambini, e delle volte avevo una giornata, diciamo la serata che finivo prima, una volta o due, mi sembra, capitava la settimana, a volte la settimana, e allora andavamo questa, a casa di Mezzadri e Tanzi. Mezzadri e Tanzi, marito e moglie. Ah sì, sì, sì. Sì, Tanzi la signora, Tanzi la signora. Esatto. E Celso, perché noi lo chiamiamo Celso, se non so, si chiama Pier Celso. Sì. E Mezzadri, sì. Ecco, la casa di Tanzi e Mezzadri era un luogo dove si svolgevano delle riunioni tra di voi? Dove si parlava di politica, si parlava, no, di destra, riunioni, parlava... Non è che si indicevano delle riunioni, ci vediamo qui tal giorno e facciamo una riunione, un simposium, no. Noi andavamo là, sapevamo che suonava il campanello, eri sempre ben accetto, e tutte le volte che andavamo là, quello faceva sta minestrina, sto lavoro, sto risotto freddo, molto freddo,
E lì chiacchieravano più loro di politica e così, ma niente di che, sempre solite cavolate, non si sentivano argomenti. Esempio, cavolate di che tipo? Cavolate di quello che succedeva a Parma, di quello che c'erano, quelle manifestazioni che c'erano, il ribollimento culturale politico dell'epoca, insomma. Poi c'era, come si dice? Vabbè, non le voglio bruciare magari le domande, stavo prego. Si parlava di scontri, di violenza, di attentati? No, niente di quello. Niente. È sicuro che non si parlasse di questo? Non mi ricordo, allora se vi ho detto delle altre cose mi faccia la memoria e io le dico se le ho dette o non le ho dette, le posso confermare, come potrei anche smentire. Qua, forse. Allora, pagina 10, verbale del 17 marzo 2005. Sì. Allora, così anche il gruppo di Parma, inteso come Franca e Tanzi, Mezzadri o Tanzi, non mi sì. ricordo bene, la Franca non mi ricordo se Tanzi è lei o Mezzadri il marito. E a Reggio Emilia c'era un clima un po' particolare di aggressioni che facevano gli elementi della sinistra nei confronti dei camerati di destra, quelli che avevano come sede il bar Cavour di Reggio Emilia. Esatto. In quel periodo Alceste campanile, lo trovai in casa mia, eccetera, eccetera. Sì. E ci arriviamo dopo ad Alceste campanile. E le riunioni, adesso gliele trovo, ecco qui. No, riunioni. Aspetti, mi faccia finire la contestazione. Ecco, Alceste campanile era un provocatore, lo descriverei così, sì. E dice, quando la riportai in una riunione che si fece a Parma, sì. che c'eravamo io, Firomini, La Franca, Celso e con i fatti collegati, no? del Bar Cavour, nei quali Alceste Campanile partecipava non come spettatore, ma come animatore e provocatore. E quindi, diciamo, una di queste riunioni aveva ad oggetto questo, ma poi lei ne parla più genericamente a pagina 37 del verbale, sempre del 17 marzo, in cui, ecco qui, le dice questo, la Franca era molto più attiva del marito, il marito seguiva la moglie, era comunque un convinto fascistone, nel senso, si può dire, fra virgolette, senza usare il termine come insulto, e le riunioni le facevamo spesso a casa sua, non è che andavamo tutti i giorni, no? Però, certo. C'era questa attività di riunioni a casa di Mezzadri. Allora, sì. Per venire alla domanda del Presidente, si parlava di sport o si parlava di politica, di scontro, di quello che stava succedendo all'epoca, sì. anche di scontri sì. del sabato sera, a cui lei ha fatto più volte riferimento? Sì, va bene, ma io non erano riunioni stabilite di politica, domani ci troviamo e parliamo di questo. Quando si andava lì si parlava con loro solo di quelle cose che c'era. Ora, lei mi ha proposto una domanda in un modo e poi dopo c'è quella cosa lì che io non mi ricordavo della riunione, quella sì è stata una riunione quando si è parlato di Campanile perché è venuto dalla Toscana e è venuto quell'altro. Quando si dice riunioni è un sinonimo plurale, per me che lì si facevano le riunioni come se lì ci fosse un club, una cosa no, un punto di riferimento. Espressamente politica. Un punto di riferimento. Ma un punto di riferimento era che noi andavamo là e da lì io potevo attingere quello che mi poteva servire. Poi è successa la faccenda di Campanile e per me si è stravolta tutta la vita, si è stravolto tutto quanto e via. Va bene. Cosa succede? Che sono delle cose ben distinte. Allora lì non era un posto di riunione che si andava per organizzare delle cose, si è solo quella volta che c'è stata la riunione per Campanile, sì, si è fatto lì perché Firomini è venuto dalla Toscana, è venuto dal Tanzi. Ma non siamo andati alla Mucciatella. Sì. Ecco, lei però usa questo termine, le facciamo spesso a casa sua. Ma non erano riunioni. Aspetti. Come lei sta pensando. Andavamo a casa sua perché era il punto di riferimento, nel senso che io per trovare loro andavo a casa sua la sera, che lì sapevamo che c'erano a quell'ora, non avevano più il bar, c'erano più niente, tu andavi là, suonavi il campanello, ti aprivano. Esattamente. Non avevano dei lavori. Mezzadri aveva un lavoro e qualche volta non c'era perché faceva le consegne con un furgone di pacchi, cosa faceva, tipo il corriere, no? Tant'è vero che poi noi si ebbe una discussione,
proprio per la questione delle armi che mi erano state consegnate, e io nel 76 gli feci, gli sparai contro il furgone, gli bucai le gomme, e da quella volta lì non li ho più visti e loro non si sono più fatti. Ecco, e poi lei dice, specifica anche in questo verbale, sempre a pagina 38 all'inizio, le prime due righe, si facevano spesso quelle riunioni, noi eravamo tutti al di fuori del movimento sociale, cioè come per dire avevamo un'altra identità non riconducibile al movimento sociale, siccome Firomini era un elemento di spicco di avanguardia nazionale, Mezzadri lei lo definisce un fascistone, diciamo ciò che vi legava era questa appartenenza a una destra. Ma io mi dovevo, tra virgolette, eversiva. Ma io allora in quel periodo dove ero infiltrato, scusi, ero infiltrato alla parrocchia, dove ero infiltrato? Negli estremisti o no? Od ero con i comitati civici? Ero con loro, no? E chi si riuniva a casa di loro? Perché i Tanzi e Mezzadri erano del movimento sociale? Tanzi e Mezzadri erano due che più lui era un pacioccone, lui era un succube secondo me, perché non ha, ma che stavano, lei sì era una, che tant'è vero che mi ricordo una volta quando si parlava di lei, mio padre disse questa qua sembra la Mambro Emiliana, disse proprio così, perché l'aveva, quando veniva in piscina l'aveva conosciuta, l'aveva già classificata subito. Che anno era questo? Siamo nel 70. 75, 76, 75 era il periodo di Campanile, lei veniva spesso su in piscina. La Mambro nel 75 aveva 15 anni. Come 15 anni? No, ma dopo mio padre, senta, non l'ha detto nel 75 quello mio padre, quello me l'ha detto poi. Ma come? Quando ecco. Dopo... Non era che me l'ha detto, senta, 75, mio padre l'ha classificato poi. Questi rapporti con Mezzadri sono rimasti poi costanti nel tempo, anche quando lei va in Sud America? Sono rimasti... Se ho detto che gli ho sparato e da lì non ci siamo più visti nel 1976, prima che io andassi via, sì, se io avessi saputo che loro erano in Sud America, e non lo sapevo, ma non ci andavo manco morto in Paraguay. Lo sa perché? Perché proprio ci sarebbe stato da dire. Va bene, il Paraguay è arrivato. Loro, no, tanto l'ho saputo io che... Era qua in udienza, quindi ha sentito i rapporti di Mezzadri con Orlando, i rapporti di Mezzadri con Firomini. Certo che li ho sentiti, ero qua, non è che ero a Canicati. Quindi su questo poi ci saranno, insomma, sarà un argomento di discussione. Ecco, senta, le faccio una domanda di chiusura, perché abbiamo parlato del gruppo di Parma, del gruppo di Reggio e del gruppo di Massa. Ecco, quali erano i rapporti tra Massa e Reggio Emilia? Cioè c'era un rapporto di dipendenza? Come funzionava all'interno di Avanguardia Nazionale? Avanguardia Nazionale non c'era nessun referente a Reggio Emilia diverso da quello che sono io. E quindi? E quindi che cosa? Diverso da lei, dice, non c'era nessun referente. Ma io penso di sì, perché non, mi dissero a me che dovevi organizzare a Reggio qualche cosa, vuol dire che loro non avevano niente altro, poi... Nessuno di quei ragazzi aveva mai parlato che c'era Avanguardia a Reggio Emilia. Non penso che ci fosse, a meno che non fosse una cosa che siamo all'occultismo. No, non siamo all'occultismo, siamo a delle sue dichiarazioni, a pagina 48, 17 marzo 2005, in cui le dice: Firomini faceva parte dell'organizzazione di Massa, da cui noi dipendevamo, perché non c'era a Reggio Emilia, a Parma, ancora una sede di Avanguardia Nazionale, e non c'era un organico, come dire, io dipendevo da Massa, sono dipeso, per le tante cose. Quello che le ho detto, mi sembra di avere parlato la stessa lingua, forse in un altro modo. Conferma questa dichiarazione. Lei dice, confermo il fatto che loro mi dissero di organizzare un gruppo a Massa, bene. E il che determinava allora, nel 1975, mi sembra che fosse ancora, o 74, 75, non me lo ricordo, e io raggruppai quei ragazzi per dare a loro l'impressione che c'era la possibilità di fare, e mi avrebbe dato la possibilità forse di salire. Di salire dove? Risalire un po' oltre, no? Tramite Firomini, se c'è un gruppo, domani fate una riunione magari con degli altri di altre regioni, e chissà che non mi chiami anche a me, no? Ho capito, cioè, e quindi sempre ai fini informativi. Se noi facciamo e pensiamo che l'infiltrazione sia una cosa a corrente alternata o continua, dobbiamo stabilire se è continua o alternata. Certo. Se il tuo scopo, il tuo obiettivo è quello,
Poi il problema nasce quando io poi ho delle discussioni con i miei familiari, o meno che io comincio a distaccarmi, va bene, e faccio le cose mie più che quelle che erano da fare, che ho sfruttato loro per delle cose personali. È vero, il mitra mi è stato dato meno, però io non l'ho tenuto come cosa da usare un domani contro meno. Io lo uso contro le serande del capriolo di mercoledì, che era chiuso al pubblico, sapendo che non avrei ferito e colpito nessuno, e ci faccio quella bella smitragliata, e alla guida della macchina ci metto la Nero Giuseppina, che era l'amante di Balugani. Così me vuoi denunciare, che cosa tu vuoi fare di infiltrate nei miei confronti? Lo fa ugualmente, perché poi dice delle sciocchezze con il caso di Boiardi. Va bene, perfetto. Poi ho capito, va bene. Era soltanto per capire questo rapporto di dipendenza tra Reggio Emilia e Massa Carrara. Certo. Poi lei me l'ha detto, c'era questo rapporto, io volevo far credere a loro che potevano aprire una sede a Reggio Emilia, tutto questo a fini informativi. Questa è la sua versione, sì. Poi dopo la Corte valuterà se è una versione credibile o non credibile. No, ma adesso c'è poi da dire che c'è stato quel momento anche che io li ho visti con un occhio diverso, ma non sono andato oltre. Ho capito. Che vuol dire, con quale occhio diverso? Beh, le dico che quasi quasi ero tentato di stare... Loro non sapevano, loro pensavano che io fossi dei loro, loro pensavano che fossi loro. C'è stato un momento in cui avevo avuto quella infatuazione, proprio per Firomini, che si muoveva in un certo modo meno. Poi mi ricordo che dissi, ma porca miseria, ma che stai a fare? Ma stai scherzando con tutti i problemi che c'hai tu? Ma lascia perdere, ma finisci. Le tue origini quali sono? Le tue origini sono quelle, ricordatele, che vieni da là, dai preti, da questo. E poi chiuso lì. Bene. Ecco, senta, diciamo, quando lei più volte ha detto che ha avuto questo incarico di creare a Reggio Emilia un gruppo di ragazzi, di istruirli, ma quali erano? Di istruirli su che cosa? Scusi, ero ignorante io di certe cose, istruirli su che cosa? Ma ho usato questo termine non a caso, perché a pagina 187 del verbale 1 febbraio 2005 lei dice: nel contesto io frequentavo anche la piazza di Parma, dove ero venuto anche a conoscenza, in contatto con Mezzadri e Tranzi. Cioè, adesso non mi ricordo se l'uno è uomo o l'altro è una donna, forse tutte e due donna, non fra virgolette. In quel contesto, in quel periodo, fui incaricato di creare a Reggio Emilia un gruppo di ragazzi, di istruirli a determinate situazioni politiche, piano piano, soft. Domanda, sì. Da chi è stato incaricato? Da Avanguardia Nazionale. Queste sono le sue dichiarazioni. No, mi perdoni, sì, sostituto procuratore, questa volta è giusta. Signor procuratore, risponda alla domanda. Signor procuratore, allora, prima si usa un modo per fare capire una cosa, e io naturalmente, che sono esuberante sempre, la intendo istruire come se dovessi istruire delle cose al terrorismo, a questo e quell'altro. Poi dopo, leggendo il verbale, e io glielo dico, ma qua istruire di che? Mi si viene a dire, guarda, tu hai detto questo, io dico, confermo, istruire su cose politiche, questo veramente sì. Istruire a determinate situazioni più politiche, sì. Piano piano, soft. Sì, questo soft. È quello che dice. Sì, ma politiche, non di cose da sfera occulta e da altre cose. Sì, perché però, scusi, non così tanto. Allora, lei ha questo incarico di fare da infiltrato per conoscere una realtà esistente. Poi qua dice che è stato incaricato di creare un gruppo, quindi una realtà non esistente. Capisce che le due cose costano? Ma io lo devo fare, se voglio rimanere attaccato a quell'ambiente lì, avvocato. Allora non ci siamo capiti. La devo fare? Va bene, questa è la sua risposta. Ci provo e mi accorgo che non si può fare, perché lei dovrebbe andare anche forse oltre, non lo so. Ci provo, ma mi accorgo che non si può fare. E non viene fatta. Difatti, finisce tutto. Reggio Emilia è finito, poi sono finito anche io perché ho sparato di lucenti e me ne sono andato. Va bene, ci arriviamo dopo a questo, tutti gli agganci successivi o preliminari. Qui. Possiamo sospendere, sì. Presidente, se vuole. Ci vediamo allora. Sospendiamo, sì, ne ho bisogno. Alle 3? Alle 3, va bene.